vi racconto una storia. La storia di quelle persone vestite di giallo. Persone che aiutano il prossimo in modo anonimo, senza mai pretendere nulla in cambio. Cosa fanno? Contribuiscono alla campagna antincendio che ogni anno affligge i nostri territori. Spargono il sale quando le strade si ghiacciano. Spallano il fango dopo un nubifragio. Aiutano gente a comunicare dopo un sisma, quando niente funziona. E loro ci sono. Si preparano migliorando le competenze per essere pronti a fronteggiare qualsiasi evento ed essere sempre d'aiuto e mai d'intralcio. La loro soddisfazione è di sapere di aver fatto del bene, anche se questo non verrà mai riconosciuto. Chi sono io? Ero come voi, adesso sono come loro. Sono un volontario. Ma che cos'è la protezione civile? La protezione civile è un insieme di forze di soccorso che collaborano per tutelare le persone, le abitazioni, i beni, gli animali e l'ambiente da eventi gravi o straordinari. Fanno parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile tutti i corpi organizzati dello Stato, dai Vigili del Fuoco alle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate al Corpo Forestale, dai Vigili Urbani alla Croce Rossa, dal Soccorso Alpino al personale e ai mezzi del 118. Anche le organizzazioni di volontariato hanno un ruolo importante all'interno della Protezione Civile. Anch'essi aiutano le forze preposte per tutto ciò che è necessario durante l'emergenza. Ogni vigile del fuoco, ogni agente di polizia, ogni soldato, ogni volontario, ogni infermiere rappresenta il sistema della protezione civile. Questi sono i professionisti che 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno vigilano sulle condizioni della nostra vita quotidiana. Ma ricorda, sei tu, con il tuo nucleo familiare, il primo elemento organizzativo della protezione civile. Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti. In questi anni, il numero di volontari che si dedicano alla protezione civile sta crescendo sempre di più. I volontari si riuniscono in organizzazioni di volontariato specializzate in uno o più settori. Comunicazioni, logistica, primo soccorso, unità cinofile, sommozzatori, antincendio boschivo, soccorso alpino. In modo spontaneo, gratuito, senza alcun guadagno o vantaggio economico, papà, mamme, ragazzi, ragazze, nonni possono diventare volontari di protezione civile
mettendo a disposizione della collettività parte del proprio tempo e delle proprie capacità. La protezione civile si occupa di quattro aspetti: analisi del territorio e previsione dei rischi, prevenzione dei rischi ipotizzati, soccorso a seguito di emergenze, interventi per il superamento dell'emergenza e il ripristino delle normali condizioni di vita. In Italia, dal 1992, la protezione civile è un servizio nazionale, organizzato su quattro livelli, in modo da poter affrontare tutti i tipi di emergenza, da quella locale a quella nazionale. Il primo livello è quello comunale. Il sindaco è la prima autorità di protezione civile nel comune, la più vicina al cittadino, ed ha la responsabilità di vigilare e affrontare i primi momenti di difficoltà. Se il comune non può affrontare da solo l'emergenza, intervengono la provincia, le prefetture e la regione, che attivano in favore delle aree colpite da calamità tutto il potenziale di intervento di cui dispongono. Nel caso delle situazioni più gravi e generalizzate, subentra il livello nazionale. La responsabilità dell'intervento viene assunta in tal caso direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera tramite il Dipartimento della Protezione Civile. Ogni volontario ha il diritto e il dovere di partecipare ai corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento. Questo perché in emergenza è di primaria importanza che tutti sappiano come intervenire e collaborare con le altre forze a servizio della protezione civile. Purtroppo arrivano anche momenti in cui occorre intervenire e mettere in pratica ciò che abbiamo provato durante corsi ed esercitazioni. Grazie.
I sassi passano i sogni di tutti, passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta, uno straccio di stella messa lì a consolare. Sul sentiero infinito del maestrale. Day by day, day by day, on me, shine on me, shine on me. Day by day, sail me,
Ma domani, domani, domani lo so. Lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te. E comincia domani. Domani è già qui, domani è già qui. Estrago un foglio dell'arisma nascosto. Scrive non riesco, forse perché il sisma m'ha scosso. Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi, fa pensare a domani, ma puoi farlo solo oggi. La vita, si fa grande così. E comincia domani. Tra le nuvole e il mare si può fare rifare. Con un po' di fortuna si può dimenticare. Dove sarò domani? Dove sarò? Dove sarò io domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei miei piani? Tendimi le mani, tendimi le mani. Tra le nuvole e il mare si può andare, andare sulla scia delle navi di là del temporale. E qualche volta si vede domani una luce di prua. Qualcuno grida domani. Abitiamo un mondo che esige rispetto. Diamogli amore, viviamoci in pace.